addirittura di riuscire, che se avessi riuscito a conquistare la Milano Sanremo, tra l'altro con dovizia di dettagli, un Ganna che parte a almeno 2 chilometri, tu che lo insegui, lo prendi, lo batti in volata, insomma, rimarrà un sogno o un sogno che può diventare realtà? Ma innanzitutto grazie a tutti voi per essere qua quest'oggi, è veramente bello avere una presentazione così, così bella per questa corsa così affascinante. E sì, domani è grande giorno, la Milano Sanremo è penso un sogno per tutti noi atleti, e nel mio piccolo c'è il mio sogno e quindi speriamo che si possa realizzare. In bocca al lupo Simone, con sogno. Grazie mille. Grazie. Parliamo di una vera e propria multinazionale, una squadra che schiera tra le proprie fila corridori di diverse nazionalità. Anche in questo caso parliamo di corridori particolarmente esperti, sicuramente protagonisti della giornata di domani. Si presentano i nastri di partenza con un rider che arriva dalla Nuova Zelanda. Applausi per Corbin Strong. Dall'Alta Danimarca, una persona del Tirreno Adriatico del 2020 con un finale travolgente danese, Mark Kurt Schmidt. Dalla Lettonia, l'uomo che di fatto aveva indirettamente lanciato il vincitore di Vincenzo Lima nel 2018, Chris Jagans. Dal Sudafrica, vincitore di Coppa Tour France, Paris Impey. Dal Canada, applausi per Hugo Hull. Ancora Canada con la Derek G. Vince questa rappresentativa, il vincitore che arriva. Ci siamo con la prossima formazione, sono là pronti a sorprenderci con i loro colori, la Lotto Destiny, squadra giovane, squadra con corridori esperti, la soluzione per loro sembra essere scontata, loro vogliono arrivare in via Roma con un gruppo piuttosto unito, cercare di lanciare, questa sarà una delle formazioni da tenere maggiormente d'occhio della giornata di domani. Il dorsale 147 sarà quello di un corridore belga, Maxime Van Gils. C'è anche un po' di Italia nella Lotto Destiny, l'apritista che tutti i velocisti vorrebbero avere, Jacopo Guarnieri. Ancora bene con Frederick Brisson, dall'Australia Jarad Rittert. E poi del Belgio, un corridore particolarmente veloce, attenzione domani ad Arnaud Delia. 142 è quello di Jasper De Bois e a guidare la Lotto Destiny l'australiano, uno degli uomini più veloci del mondo, già sul podio alla Milano Sanremo, signore e signori, Noah Ewan. Sei arrivato così vicino, l'hai sfiorata questa vittoria alla Milano Sanremo, ma questo potrebbe essere il tuo anno. So if you come so close to winning this race in the past, is this the year for you? I hope so. Unfortunately last year I missed it because I was sick, but hopefully this is the year that I can finally win it. E allora dice, beh effettivamente sì, l'anno scorso sfortunatamente non ci sono riuscito, quindi spero sia questa l'occasione buona. Applausi per Brad White. Con il numero 6 è stato il migliore italiano all'ultima edizione della Parigi-Roubaix. Il palco di Enego è Andrea Pasqualonga. Il numero 5 per l'Italia è giovanissimo, è già un campione olimpico in pista, Jonathan Villard. Con il numero 4 podio al Giro d'Italia 2 anni fa per uno dei corridori più esperti all'Italia, Damiano Caruso. Due vittorie di tappa al Giro d'Italia, forte in salita, forte al cronometro, forte in discesa, dalla Spagna, Dario Bilbao. Vittoria di tappa al Giro d'Italia, debuttata nel 2016, l'ultima partita con l'arrivo a Torino, dalla Germania, Niklas Arndt. Adesso, a Piantagrasso, siete pronti ad applaudire il campione del mondo junior, quando era giovane era formidabile, ha vinto una frazione al Giro d'Italia, nel centro Italia. È un corridore che è stato anche campione nazionale, ma soprattutto è l'ultimo re della Milano Sanremo, dalla Slovenia, Matej Mohoric.